Un saluto a tutti da Ciro e benvenuti in questo nuovo video di StarCraft 2. Torno con un cast dopo il guasto al PC che mi ha tenuto lontano da YouTube per circa 2 settimane. Purtroppo mi è morta la scheda madre, mi andava in boot loop continuo al computer. Non devo ancora capire perché. Ho inviato la scheda madre all'assistenza, mi hanno detto che fino a fine agosto non me la ridaranno e quindi me ne sono dovuto praticamente procurare un'altra. Grazie EK per avermi fatto spendere altri 120 euro, così per nulla. Vabbè. Detto questo, torno a castare, torno con un Zerg versus Terran su fra due giocatori che sicuramente uno conoscerete tutti, l'altro io sinceramente non l'avevo mai sentito nominare, però mi sta già simpatico. Giocatore più conosciuto si tratta di ST Bomber. Bomber, beh, sappiamo tutti chi è, uno dei più forti Terran, uno dei più forti coreani in circolazione, dotato di un multitasking veramente clamoroso, cioè è il coreano questo, è veramente un giocatore strepitoso, molto addetto all'hammer, però ha anche molte qualità per quanto riguarda la macro e soprattutto ha una micro di tutto incredibile. Ha vinto caterve e caterve di tornei che ormai non si possono nemmeno più conteggiare. Dall'altra parte invece troviamo Root Katz, un nome che tutto programma, giocatore peruviano, un Incas, anzi, gli Incas sono peruviani, beh, non lo so, vabbè. Giocatore peruviano, Zerg, quindi un insettino, che spawna in alto a destra di Neoplanet S, una mappa che da molti è considerata orrenda, a me personalmente piace, devo ancora capire perché mi piace, però mi piace, sarà perché ho un win ratio dell'80% su questa mappa, anche se teoricamente non avvantaggia il TOS, perché guardate quanto difficili sono da proteggere le espansioni. La terza base è praticamente indifendibile, la quarta, con queste bellissime rocce qua che possono essere ampliate, diventa indifendibile dopo un certo minuto di gioco. In ogni caso, è un Terra versus Protoss, anzi, Terra versus Zerg, pardon, e quindi sicuramente non vedremo Protoss in difficoltà e il mio cuore non soffrirà a vederli. Andiamo a vedere come hanno aperto con Caserma e deposito, naturalmente subito per Bomber, subito dopo il gas. E attenzione, un bunker rush subito da parte di Bomber che da buon coreano non si smentisce mai. E piazza subito un bunkerino vicino all'exp di Katz, che ha avuto la geniale idea di aprire di exp prima della pull contro un coreano. E il coreano dice: "Te, tu mi apri di exp prima della pull, il Protoss ti cannon rush e io ti bunker rush". Ma attenzione, perché questo drone fa il suo dovere, scaccia via l'SCV molesto, che però riparte alla carica un'altra volta. Il bunker non è stato annullato, quindi è costretto a ripartire alla carica l'SCV. Attenzione, perché se finisce questo bunker saranno veramente guai amari. Sta per arrivare un Reaper da parte di Bomber, quindi partita che si accende subito e prova a essere scacciato un'altra volta il drone di Katz, pardon, l'SCV di Bomber. Il drone di Katz va via e finisce ora in questo momento il bunker. Finisce in questo momento il bunker, sta salendo ora il Reaper che si mette subito a focussare gli Zerg. In lingua al computer che mi scatticchia, devo capire il perché, ma attenzione perché è stato piazzato un pilone, pardon, un impalatore. Si vede che mi sono arrugginito in queste settimane di non cast. È stato piazzato un impalatore che teoricamente dovrebbe essere all'interno del range, cioè all'interno del range dell'impalatore ci dovrebbe essere il bunker. Andremo a vedere se sarà così, ma guardate qui che strage che sta facendo questo Reaper, che killa un altro drone e se ne torna dentro il bunker. Arriva un altro Reaper e sì, attenzione perché c'è l'impalatore che picchia il bunker, è costretto ad annullare il bunker, riciclarlo, recupera 75 di minerale il giocatore Terra, viene piazzato, anzi viene spostato avanti l'impalatore e guardate la nuova abilità dei Reaper che si possono curare, vedete, droghe militari, StarCraft incita alla droga, in pratica recuperano rapidamente vita quando non sono sotto attacco i Reaper, che provano ora a entrare in prima, cercano più che altro di scoutare e infastidire il giocatore Zerg. Naturalmente Bomber non è un pivello, è in Grandmaster, quindi Grandmaster americano non è la Grandmaster europea né quella coreana, però in ogni caso è un Grandmaster, l'APM ce l'ha e la strategia ce l'ha, infatti vedete, una regina per base e sta tenendo molto bene i push di questi Reaper qua, che attenzione però la regina è finita fuori dal creep, questi Reaper possono fare una piccola strage. Vediamo lavoratori uccisi già da parte del giocatore Terran, che ha già killato 4 lavoratori dello Zerg. Siamo a 5 lavoratori. 6, no, no, perché sta attaccando ora la regina. Forse riuscirà a tirarne giù addirittura un altro. No, sono costretti a scappare via. Intanto, nel frattempo, Bomber si è preso un'espansione. Se ne va a prendere un altro
centro di comando e switcha, fa lo switch, quindi prende la caserma, la mette al posto della fabbrica, fabbrica con reattore e in produzione due Helion, cioè già un Helion già prodotto, il Reaper, si è salvato un Reaper nel frattempo, mentre il nostro Zerg sta andando ancora di unità di base, quindi solamente Zergling per il momento, non ha messo ancora giù la colonia delle Blatti, e attenzione perché se dovesse arrivare un Mass Helion, tutti questi Zergling potrebbero essere tranquillamente sciolti dal lanciafiamme inferno, mamma mia che nomi che sceglie Blizzard, dal lanciafiamme di queste simpatiche Helion che possono essere ora tramutate anche in Elbat o Gigibate, chiamateli come vi pare. Finisce ora il comando orbitale di Bomber con la caserma che inizia a produrre Mass Marine, un Mass Marine da parte di Bomber con naturalmente la ricerca dello Steampack. Al momento non abbiamo ancora tante unità di strutture di produzione da parte del giocatore coreano, che però inizia ad avere un numero consistente di Helion, 3 Helion e 2 Reaper che possono killare una regina. Vediamo se fa Transfuse, no, si salva in ogni caso la regina, c'è l'imparatore e ottima la pressione che sta esercitando Bomber verso il giocatore Zerg, che non lo lascia macrare, continua a cercare di farli overagire e soprattutto gli impedisce di prendersi una terza espansione, perché da qua droni non ne passano e quindi Katz non può andarsi a prendere un'espansione. Ma attenzione perché escono ora le roccine, le simpatiche blatte che vanno tranquillamente a pushare e probabilmente tirare giù questi Helion, che non possono fare assolutamente nulla contro la corazza delle blatte. Ma attenzione, arrivano due Wind of Mine che faranno sicuramente molti danni, tirano giù un paio di blatte che in ogni caso sono corazzate e sono arrivate le mine, quindi sono arrivate le mine, attenzione perché stanno arrivando dei Bundling e Zergling, proverà un contro push in questo momento Katz che vuole dar bumper focaccia al giocatore Terran, dice tu non mi hai lasciato respirare un attimo, ora ti sfondo il muro di depositi che ti sei fatto e vediamo come la mettiamo. Arrivano ora i Bannerling, guardate ottima mossa, ha mandato avanti lo Zergling per far saltare in aria la mina. Arriva ora il push con i Ling, c'è un devastatore, un Marauder piazzato sopra il cliff, ci sono delle mine sotterrate, c'è anche un bunker, quindi non sarà facile sfondare questa entrata. Arrivano i Mule per riparare, attenzione i Bannerling esplodono, cosa fanno? Esplodono, sì, sfondata l'apertura del Terran, vediamo se va giù il bunker, no perché è over riparato da questi SCV, è costretto a ritirarsi Katz, sto massacrando il microfono, costretto a ritirarsi Katz che in ogni caso perde un sacco di Bannerling e diciamo che non ha avuto i frutti che sperava, ha tirato giustamente tre depositi alla fine con questo push. Andiamo a vedere i lavoratori persi da parte del giocatore Terran, solamente tre, anzi solamente due perché uno l'aveva perso già in precedenza e quindi diciamo un push che non ha portato grandi vantaggi al giocatore Zerg, che però decide di riportare la carica, di ripartire alla carica. C'è da sottolineare però che Katz è andato a tenere occupato per un discreto numero di secondi Bomber e quindi ha potuto prendersi tranquillamente l'Expo. Guardate Bomber dove gli piazza la mina, va a pushare ora con gli Helion che naturalmente non fanno molto danno contro il vivaio. Ricordo che i Reaper non hanno più le granate, quindi non fanno più danni aggiuntivi contro le strutture. Vengono posizionate, immagino, due camere evolutive. Sì, sono due camere evolutive queste. E al momento abbiamo solamente Roach e Bundling. Per quanto riguarda la unit composition dello Zerg, attenzione perché questi Helion verranno sicuramente smangiucchiati da parte di questi Zergling. E terza base presa anche da parte di Bomber. Quindi tre basi contro tre basi, al momento direi che è in vantaggio sicuramente il giocatore Terran, perché tre basi contro tre basi, lo Zerg deve sempre avere una base in più, quindi si trova automaticamente indietro dal punto di vista economico. Guardate questa mina, che macello che sta facendo, sta tirando via continuamente tutti i droni che arrivano in zona. Guardate un'altra mina piazzata in questa posizione qua, sono veramente una spina nel fianco le mine per Katz, che non riesce a reagire. Andiamo a vedere cosa sta facendo Mass Caserme, quindi andremo a vedere, vedremo sicuramente della bio da parte del giocatore coreano, che sta tappezzando la mappa di mine. Le mine sono veramente difficilissime da counterare, secondo me dovrebbero, e Blizzard ha intenzione fra l'altro di nerfarle a breve, perché sono veramente troppo potenti al momento, fanno veramente un danno atroce, hanno soprattutto un range enorme.
e sono anche molto resistenti, quindi è difficile tirarle giù prima che si sotterrino. Push da parte di Bomber, che punta diretto verso la tana di Cazza. Attenzione, perché rischia di perdere il Tier 2 Cazza. Il giocatore peruviano si trova veramente in grandissima difficoltà. Se perderà questa tana, saranno veramente guai per lui. Vediamo, va giù, sì, va giù, vengono caricate. Bellissima la mossa di Bomber, vengono caricate le unità nelle navette mediche, vengono probabilmente riscaricate in prima, no, in terza. Attenzione, rischia di perdere addirittura la terza base Cazza. Altro drop da parte di Bomber, con unità che sono ridotte abbastanza male dal punto di vista della vita. Vengono stimpaccate e andrà sicuramente giù anche questo vivaio. Vediamo se si salva, cosa sta succedendo al mio PC. No, non si salva, non si salva. E riesce in ogni caso a portare in salvo ancora una volta le proprie unità Bomber, che sta veramente facendo impazzire il giocatore peruviano, che proprio non riesce a reggere i ritmi di questo coreano imbestialito. Riparte un'altra volta la carica con questo push. Ci sono però un po' di Zergling che circondano e massacrano qualche Marauder. Fanno un discreto male, ma riesce a salvare ancora una volta tutte le sue unità Bomber. Le riscarica dove una volta c'era la terza dello Zerg. Ed è veramente un monologo terra in questo momento. Cazza è davvero in difficoltà, si trova praticamente fermo su una base. Andiamo a vedere le entrate, credo che saranno impietose. Siamo 62, guarda, 2300 contro 900, anche se i lavoratori sono praticamente pari. È veramente in grandissima difficoltà il giocatore Zerg, che si prende ora la terza base in un'altra posizione. Ma qua sta arrivando un'altra volta il drop, che ha fatto fuori in minimo una quindicina di lavoratori. Sono arrivati dei banning, ma vedete, carica le sue unità, adesso probabilmente le riscaricherà un'altra volta. Un altro drop da questa parte, da parte di Bomber, non c'è nulla da fare. Un altro drop in questa zona qua, guardate cosa sta facendo, sta micrando due eserciti con demoranamento. Non ho la più pallida idea di come faccia, però ci sta riuscendo in qualche modo. Attenzione, perché i marini rischiano di tirare giù un'altra volta una base, la terza base di Cazzo. Qua hanno fatto un'incetta di droni, in questi casi qua vivo senza nemmeno dare GG, perché rimango scioccato da quando i giocatori mi fanno questo tipo di giocate qua. Bomber sta veramente facendo qualcosa di pazzesco. Andiamo a vedere l'APM, 252 contro 175, anche l'APM denotano che non c'è storia. Ha provato a reggere Cazzo per qualche minuto e poi naturalmente è saltato contro la skill veramente pazzesca del giocatore coreano. Finisce così, GG, well play meritatissimo da parte di Katz, che non ha nulla potuto contro le incredibili doti di micro e multitasking del giocatore Terran. Ha provato, complimenti in ogni caso al giocatore peruviano, che ha provato in un certo momento a cercare di mettere in difficoltà Bomber. C'era in parte anche riuscito, aveva sfondato le sue difese, ma questo bunker ha resistito un 10 di vita di più, e probabilmente se quel bunker fosse andato giù con quelle blatte, con quei bundling, Cazza sarebbe riuscito a probabilmente mettere in seria difficoltà Bomber. Non c'è riuscito, e poi Bomber ha ripreso pienamente il controllo della partita. Quando arrivano le medivac, quando arrivano le tre basi da parte del giocatore coreano, non c'è veramente nulla da fare. GG well play, quindi. Detto questo, io spero che questo game, anche se non lunghissimo, solamente 16 minuti, vi sia piaciuto. Io fa spam un po' la possibilità che sto cercando di svendere la mia 580, quindi se qualcuno fosse interessato a comprare una 580 può contattarmi. Io ripeto, spero che questo game vi sia piaciuto. A me non resta che salutarvi. Un saluto a tutti da Ciro e ci sentiamo alla prossima.